and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Buongiorno Riccardo Pagni. Che piacere. Posso dire che sei uno dei personaggi che ho assolutamente voluto all'interno del nostro oggetto. In primis perché, insomma, voglio dire, intanto la location che ci offri, che è lo splendido Hotel Moderno, è quantomeno insomma, prestigiosa per la nostra trasmissione. E poi perché, insomma, come personaggio Riccardo Pagni mi intriga molto. Perché non si parlerà di calcio. Però, insomma, parlare con te è molto bello, perché personaggio poliedrico, con ovviamente la contrada, il basket, il volontariato e addirittura i goliardi, insomma. La goliardia è uno dei punti forti della mia esistenza. Veramente, insomma. Sì, sì. Levato che mangia il fuoco, si dice dalle nostre parti, te fai tutto, insomma. E tra l'altro questo è l'albergo di famiglia, insomma. Sì, sì, questo è l'albergo che ha fatto mio nonno nel 1954, quando sono nato io. Qui, mio nonno faceva il venditore di vino, faceva il produttore di vino. E nel 54, siccome questa era tutta cantina, era tutta questa parte qui, pensò che il turismo avrebbe avuto dei grandi riflessi per la città. E allora trasformò una parte di questa cantina in albergo, e su questi locali qui ci si rimettevano camion. E l'albergo è nato nel 54 con me. E si può dire che la passione del calcio, visto che insomma parliamo soprattutto di quello, nasce proprio all'interno di questa attività, no Riccardo? Sì, nasce di qui, perché nel 1961 quel Siena mitico che doveva essere promosso in Serie B, che poi non ce la fece per un pelo e che aveva fatto un campionato eccezionale, e veniva qui in albergo, cioè facevano i ritiri dal mercoledì alla domenica, e c'era la partita all'albergo. Cioè ti avevi l'album delle figurine a 7 anni che si materializzava qui tra i divani? Qui tra i divani, stavano tutto il giorno qui, perciò... Io ero un bambino, per cui con questi giocatori che erano ci giocavo e ci stavo e li conoscevo. È stata un'esperienza bellissima, perché poi c'era Oronzo Pugliese, come no, che poi andò alla Roma, fece il mago di Turi. Tanta gente non se lo ricorderà più, però più grandi se lo ricordano, che era diventato un grande amico, così come era diventato un grande amico del mio babbo e del mio nonno Toniato e Monguzzi, che erano poi le personalità più forti di questa squadra, insieme all'allenatore che era un crostino, era uno tosto. E perciò, insomma, di lì nasce questa passione per Siena, perché poi tutte le domeniche si andava a vedere la partita, certo, si aveva certo un bel invito in tribuna con mio nonno e con mio babbo, e di lì nasce questa forte passione. Com'era, Riccardo, la Siena degli anni 60? Ora è una domanda molto difficile, partiamo da là, insomma. Io ero un ragazzino,
però mi ricordo per le amicizie che avevano i miei, mio babbo e mio nonno, che era una città dove c'era grande correttezza, dove c'erano dei personaggi che, come in tutte le città, erano stati più favoriti economicamente, nel senso avevano avuto più fortuna, ma erano tutti con un profilo molto, molto sommesso. Era tutta gente che comunque pensava alla città in una maniera diversa, con grande affetto, e pensavano di far parte di un progetto di sviluppo, anche di sviluppo economico di questa città, perché la città, diciamo, riveniva fuori dalla guerra, cominciava questo boom economico, però non aveva settori industriali, per cui si reggeva ancora molto sulla parte commerciale, sull'artigianato, sulla qualità di quello che veniva prodotto. Il discorso Contrada poi per te è diventato qualcosa di molto importante, che poi te all'interno del Bruco, insomma, hai rivestito cariche di un certo tipo. Tra l'altro il 96 l'hai vinto te come eri capitano, se non sbaglio. No, il discorso Contrada per me è stato una parte essenziale della mia esistenza, perché noi qui siamo nel Bruco, siamo subito fuori Porto Ovile. Il mio nonno è stato capitano del Bruco due volte, una volta nel 33 e poi dal 46 al 49. Il mio babbo, quando è morto, purtroppo è morto giovanissimo, era un'anima gentile, faceva questi quadri che sono qui sopra, era un bravo pittore naif. Sì, aveva però un naif diverso. E mio babbo era mangino del Bruco, era tenente capitano quando è morto. E noi si è vissuto tutta la nostra vita intorno alla Contrada. Per cui da bambino, io da piccino, da cittino si dice a Siena, ho sentito parlare sempre Palio, Fantini, Bruco, capito? Per cui è stato proprio... Allora, scusami, quando poi sei entrato all'interno della Contrada, cioè d'amblè, era più la passione o più la riconoscenza, diciamo così? Ma io direi era l'amore, perché te vivi una comunità. Io ero un bambino e già conoscevo tutti, grandi, piccini, l'alimentarista, il carbonaio, perché c'era sempre il carbonaio, per cui era veramente una società forte, era una comunità fortissima che aveva anche forti radici nel territorio. Naturale. Per cui te capisci, per me non è mai stato neanche un pensiero, era una cosa normale viverci dentro. Per cui io ho sempre vissuto questa cosa da contradaiolo, non l'ho mai vissuta con la mentalità di voler fare il dirigente o di voler arrivare da qualche parte. Poi la Contrada mi ha chiamato e io, quando mi ha chiamato, ho risposto, perché era la cosa più, insomma, che mi veniva più naturale da fare. Però non era, diciamo, l'ambizione della mia vita è quella di appartenere al Bruco e che il Bruco abbia successo. Poi la parte personale fa parte, diciamo, diventa un'appendice esistenziale personale importante uguale, perché ti può dare delle soddisfazioni, ti può dare delle delusioni, ti può dare, però diventa sempre, diciamo, un fattore forte, essenziale a livello di mente, a livello di pensiero, perché te anche nella Contrada ci devi vivere strutturando e pensando alle cose che non sono solo tue, ma che sono di tutti. Deve avere un pensiero per tutti e per l'andamento generale di questa cosa. Per cui questo è stato, diciamo, l'animo con cui io ho sempre vissuto questa cosa, ma mi avevano insegnato a fare così. Quando, stavo facile. Quando il 16 agosto del 96 voi entrate in Duomo, con quelle immagini tra le più belle della storia di Siena, devo dire, con tutti quei flash, queste bandiere, tutto quello che... Cioè, cerca di spiegarlo a un non senese, cioè è difficile per rendere l'idea di quello che... Io, il Bruco aveva vinto l'ultimo Palio nel 1955, e noi si rivinceva il Palio a distanza di 41 anni. Io ho pensato aveva vinto il Bruco.
il mio pensiero forte era se è vinto il Palio, ho visto vincere il Palio, perché temevo di non vederlo vincere, anche perché purtroppo aveva avuto grandi amici tipo Lorenzo Ghiselli, che non ce l'ha fatta a vederlo, capito? Il motociclista era campione europeo. Certo. E tant'è vero, io a un certo punto, quando salgo in quell'altare in maniera un pochino, voglio dire, profana, ma non c'era la possibilità di abbracciare tutti in un altro modo, e per cantare il Te Deum dico ringraziamo la Madonna. Ma perché dico ringraziamo la Madonna? C'era un pensiero. Tutti dicevano, ora quando vince il Brujo, 4 muoiono di infarto, 2 vanno all'ospedale, vuoi sapere che succede? E io mi guardai intorno, guardai tutti, e vidi che c'erano tutti, e vidi che non mi mancava nessuno all'appello, che nessuno era morto, che nessuno era svenuto in terra, e dissi ringraziamo la Madonna, ma lo dissi per la salute di tutti più che per il Padre. È una delle frasi più belle che abbiamo sentito nell'oggetto. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni capita la prima volta, 40 anni senza vincere, e adesso la vittoria. Quello che prova un contradaiolo del Brujo, io credo non sia veramente definibile. Oggi c'è chi vede... Qui si innesta questo in un luogo tempo azione che io ritengo molto interessante, perché il 96, ovvero gli ultimi anni del secolo, i primi diciamo, secondo me, al di là di un aspetto fiabesco degli anni 60, cioè, però forse dal punto di vista qualitativo sono quelli nei quali Siena gode i migliori anni, insomma, praticamente, da un punto di vista economico e di prestigio, non lo so. Sì, Siena gode dei grandissimi anni in quel periodo, perché c'è il Monte dei Paschi che è effettivamente la banca più solida d'Italia. È la banca più solida d'Italia, il Monte dei Paschi aiuta la città, ma non l'aiuta in una maniera esasperata, per cui ancora non ci hanno messo le mani politici, perché la SPA, non mi ricordo se è di quell'epoca o di poco prima, ma ancora non c'era stata questa aggressione a questo patrimonio, e perciò la città viveva di questi benefici, nel senso c'era la possibilità per il comune di fare di più, c'era la possibilità di organizzare le mostre per il turismo, era tutto in un equilibrio, in un assetto. Poi c'era anche questo, gli amministratori del Monte dei Paschi erano quasi tutti o senesi o gente legatissima, diciamo, alla città. Quindi ci teneva, se vede. O all'istituzione. No, era una parte di loro. Era come se lavorassero per se stessi, per cui la banca non poteva non andare bene, erano oculatissimi. Io ho fatto anche per tanti anni, per 25 anni, il legale del Monte dei Paschi, senza aver mai perso una causa per il Monte dei Paschi, e a un certo punto mi sono accorto che non mi avevano rinnovato la convenzione, perché avevano dato il mio posto a uno che era iscritto a un partito, e un fu il nome di quale partito, ma ve lo potete immaginare. Capite, con questo sistema non si va da nessuna parte, e infatti non siamo andati da nessuna parte. Perché una delle forze di Siena comunque sia sempre stata quella di avere gente che all'interno comunque di qualsiasi tipo di percorso, la contrada, la banca, eccetera, eccetera, si è sempre ricordata di uno spirito di servizio nei confronti della città. Sì, perché noi con la contrada si impara prima di tutto a essere uno per l'altro, però al primo posto nella mentalità dei senesi, almeno quelli di una volta, c'era Siena. Esatto. La Civitas, capito?
Poi all'interno della Civitas c'era la tua contrada che era il tuo orgoglio. Un'emanazione però di questo. Il tuo orgoglio, ma che comunque fa parte della Civitas. Mm. Perché da bambino ti insegnavano il buon governo, il cattivo governo, ti facevano vedere che comunque per secoli si era lavorato per abbellire, per rendere questa città il centro del mondo benché fosse così piccola. Logicamente è venuto a cascare tutto da quando sono arrivati con la politica, e solo con la politica, cioè quando la banca diventa un SPA e nei consigli di amministrazione si incomincia a avere delle irruzioni dei politici enormi, per cui arriva tutta una serie di persone che in realtà della città o della banca non gliene importa niente, ma gliene importa delle loro carriere e dei loro averi, e questo ci distrugge. Di tutto quello che non so, di tutto quello che non ho, eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di alto c'è. Riccardo, la tempra dei senesi, cioè questo forte sottoassedio che alla fine cede, non lo so, il senese che conosco io è una persona irruenta che prima di farsi insomma colonizzare vende cara la pelle, lì mi è sembrato un po', non lo so, è vista dall'esterno. No, ma c'è un motivo, io l'ho analizzato perché da senese non è che mi passano indenni, queste cose ho cercato di capire. Devo dire che all'inizio del 2000 si instaura una forma, diciamo, col cambiamento delle amministrazioni pubbliche, cioè quando il sindaco diventa il sovrano della città, quando il presidente della regione diventa il governatore della regione, cioè quando si sovranizzano le cariche politiche, e quando i consigli comunali diventano, in forza dei premi di maggioranza, più univoci e perciò meno pluralismo, meno apertura, più possibilità di autodecidere, si solidifica un potere forte, per cui siccome il potere logora chi non ce l'ha, si guarda molto chi comanda, guarda molto che non ci siano le opposizioni. E di più, avendo un comando molto più forte, si piega un po' le persone, perché comincia a essere più pericoloso. Poi qui tutti dipendevano in qualche modo dal Monte dei Paschi. Nel Monte dei Paschi si incomincia a metterci tutti uomini politici legati comunque a determinati carri, perché le nomine le fa il sindaco. Il sindaco nomina la fondazione nomina il Monte dei Paschi, per cui si incomincia a creare un legame economico tra l'amministrazione pubblica e i privati, perché in realtà c'è un legame. Non ti dà soldi il comune, però è in grado di farti rilevare, capito? Mm. Per cui comincia una forma di controllo esasperata sui cittadini. I cittadini questa cosa l'hanno sentita, perché era gente che stava bene e pensava che dovesse proseguire, certo, nel poter stare bene. E invece purtroppo poi è arrivato quello che è arrivato, capito? Per cui i senesi non si sono accorti che c'è stato un cambiamento così forte, o anche se non si sono accorti, hanno cercato, come si fa quasi tutti, di viverci dentro, forse in maniera sbagliata. Non si sono accorti che qualcuno gli stava scavando il terreno sotto piedi. Gli scavava la fossa sotto piedi, la verità è questa. Ma ancora non è finito, noi abbiamo dei sovrani,
che comunque determinano ancora le sorti della banca, determinano ancora determinate cose. Molto ora viene da di fuori, non è più la città. La banca è stata talmente influente per cui ci ha messo la politica anche a livello nazionale, e non è detto che non ce l'abbiano messa a livello internazionale, perché con l'operazione Anton Veneta ci viene salvato Santander. È tutto. Dunque, questo albergo, mi piace molto queste liaison, perché comunque, ecco, questo è molto oggetto magico. Noi parliamo di pallone, ma poi come vedete si parla di contrada, si parla di tutte queste cose, ma anche perché poi alla fine il calcio è uno, diciamo, è uno di quegli argomenti tipo il tempo, uno parte con quello e poi parla di tutte le altre cose. Però mi raccontavi una cosa molto interessante, ovvero che poi alla fine, ora si parla di mondiali, tra poco c'è i mondiali in Brasile, insomma siamo arrivati quasi a ridosso, e te mi dicevi che con il Brasile questo è un albergo che ha avuto qualcosa a che fare. Sì, sì, dunque io ti devo dire, siccome il Brasile è giallo e verde e c'hanno anche pantaloncini un po' celesti blu, a parte la nazionale italiana è la squadra poi internazionale per cui io ho più simpatia. Si capisce il perché. Che non mi sentano gli argentini. Però è un giorno, grande sorpresa, una cosa bellissima, dopo mondiali del 1970, quelli di Città del Messico, dove l'Italia arrivò seconda. Insomma, fu un campionato mondiale inaspettato, bellissimo, dove si tirò fuori il meglio di noi, non ci si fece in finale perché effettivamente c'erano grandi giocatori. Dopo qualche anno viene fatta un'amichevole tra le vecchie glorie di quel Brasile e Siena. E mi viene prenotato in albergo il Brasile. Ma io pensavo fossero un po' di persone venute dal Brasile, una squadra. Invece erano tutti grandi campioni degli anni 70, c'era Rivelino, c'erano Socrates, c'era tutti dei grandi giocatori. Cioè non una squadra di si mette insieme, si dà una maglietta tanto per fare, proprio gente seria. Loro. E l'esperienza spettacolosa è stata perché questi signori sono stati 3 giorni in albergo. Tutto il giorno. La loro vita si svolgeva, io credevo andassero a fare allenamenti, andassero. Loro sono stati sempre nel salone dell'albergo, quello grande, e si è mangiato a nastro, e cantato a nastro, e Socrates suonava la chitarra. Quegli altri le andavano dietro. Una cosa bellissima, ma poi la cosa straordinaria, mangiarono un numero di uova, in tutti i modi, incomprensibile. Cioè loro bastava fosse uova? Loro le uova, dicevano Riccardo, uova e uova per tutti. Perciò poi la sera dissi, ma questi ma dove vanno? Avevano mangiato tutto il giorno proprio. E invece alle 5:30, 6 andarono allo stadio, si cambiarono, fecero una sgambata prima della partita e giocarono con la categoria che avevano, sapevano giocare. Ma so, divertentissimi, bravi, alla mano, nessun... Hai un ricordo bello di, di quell'esperienza lì. Mi regalarono la maglia, ce l'ho sempre, ora mi sta stretta, me la posso... Però veramente di una simpatia, di personaggi alla mano, personaggi della strada. Se eri dell'Onda ti garbava l'Argentina, insomma, se eri della Lupa la Germania, lo so. Cavolo l'Argentina, ma invece è venuto il Brasile, quindi una grande ha giocato in casa. Poi ho avuto tanta esperienza di calciatori, di calcio e di squadre con l'albergo a Castel del Piano. Noi ci sapevamo l'albergo in pelo. Ah, venivano il ritiro? Si facevano i ritiri, si è fatto i ritiri di tutti. Come no? Si è fatto il Napoli di Maradona. Io Maradona lo conosco bene, perché tirò un calcio al pallone a Napoli, lo montarono un elicottero e lo portarono all'albergo in pelo. E lì, logicamente, io dovevo fare un po' il guardiano della situazione, perché non è vero che c'aveva tutto sto codazzo a fargli la guardia del corpo. Non c'aveva nessuno. Per cui
l'albergo diventò troppo aggredibile, arrivarono da Napoli in tutti i modi. Mi ricordo. Sì, sì. Ce n'era uno con un'ape 50 con una cassa sopra e tutte le mattine veniva sotto l'albergo alle 6:30 e metteva Maradona e più brave. Cioè io scendo di ossa e dicevo fermo, mi svegli tutti, vieni a prendere un caffè. Dopo 3 o 4 mattine gli dissi, Dio guarda, e non devi più mettere la musica, Dio tanto il caffè te lo offro uguale. Mi disse, non va bene, detto, così me lo dovete, in quell'altro modo me lo regalo. Come si fa a non volere bene ai napoletani? Io ho avuto sempre la sensazione che Siena sia una città dove il tempo fluisce in una maniera un po' diversa. Sì. Cioè la diversità di questa città fondamentalmente io l'ho sempre interpretata così. Al di là della qualità dei suoi personaggi, e te stamattina ci ha dato un'idea molto bella, molto, molto immediata, perché io una volta, quando ero ragazzo, io vedo nell'aria, ero qua a Siena, un'energia, una cosa particolare, ma era un giorno che io dico, ma che vorrà di sto giorno? Era un giorno di primavera, però vedevo nella gente una cosa come per dire, a un certo momento mi avvicino a uno e gli dico, ma sta a sentire, che sarebbe oggi, che data è? E questo mi disse, oggi gira il montone. È la prima contrada che gira e perciò si incomincia il palio. E io lì capii che mentre nel mondo siamo codificati a Piavagnevole, a Pechino, su delle cose codificate, Natale, l'ultimo dell'anno, che esistono anche a Siena, però qua l'orologio gira con una cosa un pochettino diversa. E a me questo mi ha sempre colpito. L'orologio gira sui nostri appuntamenti storici. Mm. Cioè, Siena ha dei punti fissi che è dato dalla vita delle contrade, perché le contrade sono legate direttamente alla Civitas. Per cui per far girare bene la città bisogna che nelle contrade ci sia forza, ci sia vigore, che la gente possa partecipare alla città. Se questa gente sta bene, la città sta bene, perché se questa gente ha una partecipazione affettiva, sentimentale, forte per la città, logicamente le cose vanno in un altro modo. Allora tutti i nostri appuntamenti sono legati anche alla vita della contrada, perché la vita della contrada scandisce tutti i periodi dell'anno, capisci? E Sant'Anzano si sa che è la fine dell'anno contradaiolo, poi si sonnecchia fino a che non rigira il montone, ma nel frattempo che si sonnecchia si prepara la strategia, perché quando comincia a girare il montone tante cose sono già fatte anche per il palio. Poi logicamente c'è, si entra nel vivo, poi logicamente comincia la cabala, per cui poi si comincia con degli appuntamenti diversi, perché arrivi con l'estrazione delle contrade e comincia la fortuna o la sfortuna di quello che ha fatto o di quello che non ha fatto. Dopo l'estrazione arriva al palio, è una volata, per cui se nell'inverno se butti le basi c'è questo periodo di finto letargo dove butti le basi per poter arrivare al palio, capito? Per cui tutte i nostri, diciamo, tutte le nostre date sono scadenzate sulla vita delle contrade. Ah, stamattina mi ha fatto parlare di Rivera, del Brasile, del palio, del Monte dei Paschi. È stata la goliardia, cioè, ma poteva parlare anche della goliardia. È stata una mattinata di una bellezza assurda, veramente. Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda senza parlare, azzurro come te, come il cielo è il mare, e giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai. Provare
seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare.